Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro, nelle Marche, cappuccino. Si è distinto per la grande umiltà e per l'umiliazione subita. Sempre lo sguardo al crocifisso e in mano il rosario. Alla sua tomba fiorirono molti miracoli, tanto che il Papa permise che si accendesse davanti alla sua tomba una candela. A proposito dei miracoli, noi proclamiamo il Vangelo di San Luca, il capitolo undicesimo, che è molto lungo, a brani. Il Signore ci mette in guardia riguardo ai miracoli. Capitolo undicesimo, versetti 29-32. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno, perché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Quelli di Nineve sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, ben più di Giona c'è qui. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Questa generazione perversa, incredula e malvagia chiede un segno. Anche la nostra generazione è perversa, incredula e malvagia. Chiede che il Signore si manifesti con la sua potenza. Infatti, quando c'è qualche cosa di straordinario, la gente corre, magari riempie la chiesa, perché spera di ottenere la grazia, il miracolo. Chiede dei segni. Noi dobbiamo essere grati al Signore quando questi segni ci sono. Ma se dobbiamo cercare il Signore soltanto per i segni, Gesù ci dice che ovviamente quando parla della parabola del ricco Ebulone e del povero Lazzaro, quando il ricco Ebulone all'inverno chiede al Signore, ecco, che mandi degli angeli, degli avvertimenti ai suoi fratelli perché non cadano nello stesso inverno, il Signore risponde dal seno di Abramo, o meglio con Abramo nel suo seno. Anche se assistessero alla resurrezione di un morto, non crederebbero, perché diranno non era morto, oppure una cosa
brano. E in questo brano il Signore fa degli esempi riguardo, cioè, la regina di Saba, la regina del sud, venne a trovare Salomone per godere della sua sapienza. Oh, ma qui c'è uno più grande di Salomone. Così poi porta il segno di Giona. Il segno di Giona che, secondo Dante, dato che fu ingoiato da un pesce cane e poi sputato vivo dopo tre giorni sulla spiaggia, si pensa alla resurrezione, quindi il segno più grande è la resurrezione. Ma io penso, almeno una mia opinione, che sempre approfondendo la parola del Signore, specialmente quando dice al giudizio gli abitanti di Nineve saranno premiati, mentre questa generazione sarà condannata, perché mentre i niniviti credettero la parola di Giona e si convertirono, voi non volete convertirvi. Dovete pensare che qui c'è più grande di Giona. Ecco, per me il segno di Giona sarebbe questo. Cioè la predicazione che Giona ha fatto ai niniviti e si sono convertiti. Cosa voglio dire? Nella mia esperienza di rinnovamento carismatico ho assistito a qualche miracolo, anche nel mio piccolo, addirittura due miracoli. Non c'è bisogno di spiegarli oppure di farli sapere. Due miracoli, miracoli veri e propri. E io pensavo che questa persona sarebbe venuta ancora, perché venne a ringraziare, a dare testimonianza, e poi non venne più. Perché il ragionamento dell'uomo è questo. Si va a una preghiera, si chiede al Signore il miracolo, quando si ottiene si ringrazia, ma poi non si cambia vita. Al contrario, se non si ottiene la grazia o il miracolo, dice: ma che ci vado a fare? E che prego a fare che il Signore mi esaudisse? Ecco perché? Perché non si chiede, non si cerca Gesù. E oggi Gesù c'è, è vivo, è risorto. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Che cercate? Non cercate Gesù Nazareno, sono io. Dobbiamo cercare Gesù, non per i suoi miracoli, ma per il suo amore. È grande. È grande fino a sacrificare se stesso, fino ad avere misericordia infinita per tutti i peccatori, anche i più incalliti, anche i più feroci. La gloria di Gesù sulla croce è quella di avere convertito un altro crocifisso come lui, convertito, dato la grazia, e quel condannato è bella grazia, perché è buon atto di pietà verso il Signore. Ciò credette che quello era Dio e ricevette la grazia della salvezza. Ora questo dobbiamo cercare oggi, che si cerca lo straordinario.
che fenomeno, ma non ti cerca Gesù. Attenzione, se non ti cerca Gesù sono vane tutte le apparizioni, tutte le ammonizioni che il Signore ci vuole dare. Se non ci convertiamo, e se non convertiamo significa, se non andiamo appresso a Gesù, tutto è vano. Entra nel fenomeno che non converte nessuno. Alleluia. Questo è il segno di Giona. La predicazione che viene accettata. Amen. Alleluia. Credo che ho il tempo di dare la benedizione, perché due volte sono stato disturbato con una chiamata e con le campane. Ho dovuto cancellare e rifare di nuovo. C'ho il tempo di dare la benedizione che il Signore ci illumini la mente e ci infiammi il cuore per avere sempre dinanzi l'immagine, perché abbiamo bisogno di immagini, Gesù crocifisso. Come l'avevo visto santo Serafino, fra Serafino, da Monte Granaro, Cappuccino. Sempre il crocifisso dinanzi agli occhi. La passione della morte di Gesù. L'amore infinito che Gesù ha per ciascuno di noi. Questo, con questa benedizione, il Signore ci deve concedere. Non le grazie che chiediamo, i miracoli che chiediamo e che vorremmo avere segni certi dal cielo, quando il segno certo dal cielo e avere l'esperienza di Gesù, come quel giovane beatificato Carla Gudis recentemente aveva scoperto che stare dinanzi all'Eucaristia la persona viene trasformata, e ci stava molto. L'ha chiamato l'autostrada della salvezza, l'Eucaristia, l'adorazione eucaristica, cioè cercare Gesù con ardore, con fervore, con amore. Signore, se la conceda. Signore, sia con voi. Signore, vi custodisca e protegga. Signore, faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi. O voi rimanga sempre, specialmente per gli ammalati più gravi, ce ne sono, per quelli che le assistono, per i disoccupati, per i vercerati e per le persone sole, abbandonate, emarginate e scartate, per intercessione della Vergine Immacolata. San Giuseppe, San Progetto, Sant'Antonio, San Serafino da Monte Granaro e San Michele Arcangelo. Statevi bene. Alleluia, alleluia, alleluia.